squadra di Alessio Musti. Per quanto riguarda invece la Lucarense, nei quarti giovedì sera ha eliminato Pescara vincendo per 4-2 in rimonta, e ieri ha battuto Montesilvano ai rigori per 4-3 dopo l'1-1 dei tempi regolamentari. Batterà il calcio d'avvio di questa finale di Coppa Italia 2013 la Lucarense, che in questo primo tempo attaccherà da destra a sinistra dei vostri teleschermi con il completo azzurro Coggianco, invece in completo rosso. Le squadre dunque che si affrontano con le maglie del calcio Balilla e Massimo, ovviamente questa gara vale molto di più. Arbitra Alessio Malfer di Rovereto, il secondo arbitro invece Mauro Albertini di Ascoli Piceno. Iniziata la gara, Rogerio in possesso di palla per la Lucarense, il pallone all'indietro per Merlim che sale, prova subito il destro, conclusione da dimenticare per il numero 10 della Lucarense, gioco che riprenderà con la rimessa dal fondo per Miarelli. A Merlim sicuramente è più positivo dalla parte opposta, qui sul lato sinistro dove diventa più imprevedibile. Comunque è partita bene da Coggianco, un po' più bassa rispetto alla media, invece Lucarense è molto alta, sempre marcatura uomo tutto campo a specchio per gli uomini di Collini. Resce all'indietro per Everton, uno dei giocatori migliori di queste Final Eight. Lucarense che ha vinto due volte la Coppa Italia nel 2006 e nel 2008, mentre Genzano l'ha vinta nel 2000. Ma la Coggianco è la prima volta che si è qualificata per la prima volta per le Final Eight, formula che è stata istituita nel 2004. Recupera palla la Lucarense con il capitano Onorio che apre a destra per Merlim. Canal torna all'indietro da Merlim che smista il pallone sulla destra per Rogerio, che si perde per un attimo la palla, poi va nel cerchio di centrocampo da Canal che cambia gioco, va a sinistra da Merlim, pallone ottimo per Rogerio, poi Onorio ruba il pallone, anticipa il compagno Merlim ma perde palla, allora può ripartire la Coggianco. E qui giro palla abbastanza facile da parte della Lucarense che però per il momento non trova profondità. Qui c'è il primo fallo ed è da parte di Onorio ai danni di Saul. Primo fallo del match, arriva al secondo minuto. E qui devono fare molta attenzione negli uno contro uno perché non c'è nessun accorgimento difensivo nella difesa di Colini, chi viene superato diventa poi un problema dal punto difensivo essendo una marcatura uomo. Il pallone dentro, recupera palla la Lucarense che batterà la rimessa laterale con Onorio. L'altro problema dal punto di vista tattico per la Lucarense potrebbe essere la stanchezza, pressando a tutto campo a uomo. Dopo un po', avendo un roster ridotto, potrebbe pagare anche la stanchezza, anche perché è la terza partita in quattro giorni. Esatto, oltretutto la partita ieri ha giocato più tardi, due ore e mezza più tardi rispetto alla Coggianco, e ha avuto una partita ben più impegnativa, come dimostrano anche i punteggi, perché la Coggianco ha archiviato la pratica già nel primo tempo e comunque a inizio ripresa ha messo definitivamente al tappeto la marca, mentre invece alla Lucarense, come abbiamo già ricordato, sono serviti calci di rigore per approdare in finale. Qui la botta da parte di Rescia, prova la deviazione dopo il rimbalzo Crema, non riesce ad arrivare sul pallone, si riprenderà con la rimessa di Putano che ieri ha parato tre rigori a Montesilvano e comunque al di là dei calci di rigore, insomma, sta disputando davvero un'ottima Final Eight. Anche la scelta del portiere è importante, perché si poteva pensare che era stato scelto Putano per giocare con un uomo in movimento in più. Oggi ha a disposizione anche Giuca Cavicchi e lascia in panchina Cavicchio e mette Putano, che si è meritato comunque di giocare questa finale. Qui Saul impreciso nel passaggio per Crema, rimessa laterale in favore della Lucarense.
abbiamo già ricordato le assenze di Pedotti e Caputo per squalifica, erano in diffida ieri, sono stati ammoniti, mentre Sergio Romano ha un'assenza pesante per infortunio per la Coggianco, però come ricordavi Massimo nella prepartita con Maurizio Colantoni, la Coggianco sapeva di dover fare a meno di Sergio Romano, infortunatosi due settimane fa e dunque è arrivata qui a Pescara già sapendo appunto di non poter contare sul suo asso, mentre a Collini sono venuti a mancare due pedine fondamentali perché appunto per squalifica ammoniti ieri in semifinale dopo l'ammonizione già rimediata nei quarti contro Pescara. Qui Crema all'indietro per Saul, affrontato da Canal. Saul non riesce a chiudere il triangolo con Crema per l'intervento di Canal in fallo laterale, rimessa affidata al vice capitano della Coggianco Everton che va all'indietro da Saul. Saul apre a sinistra per Crema che torna da Saul, si fa vedere Rescia, è partito Rescia, lo serve in profondità Saul alzando il pallone, non riesce ad agganciarlo Rescia, c'è rimessa laterale per la Lucarense. Assolutamente nessun fallo, ha coperto il pallone Rogerio, comunque come era prevedibile due squadre molto attente in fase difensiva, sono due specialisti, i due allenatori italiani della fase difensiva. Il lancio di Merlim è leggermente troppo lungo per Onorio, rimessa dal fondo per Miarelli. Saul, Everton, supera la linea mediana del campo, punta a Merlim e poi si ferma, torna all'indietro da Saul. L'apertura a destra per Maurizio, appena entrato al posto di Crema, lo scambio con Rescia, poi ancora Maurizio, va da Saul. Si accentra Saul, gli strappa il pallone Canal, poi Onorio all'indietro per Merlim. Bravissimo in questo intervento difensivo Canal. Lucarense è molto concentrata, probabilmente anche motivata dal fatto di dover rinunciare a due giocatori importanti. Hanno approcciato molto bene la gara. Qui Merlim per Onorio, dopo essere andato via molto bene a Saul. Il pallone sul fondo. E come avevamo detto, da quel lato del campo è quasi immarcabile. Dribbling secco ai danni di Saul, poi passaggio sbagliato che poteva essere veramente determinante. Qui Onorio strappa il pallone a Rescia, poi lo recupera Rogerio. Canal all'indietro per Merlim che torna da Canal. Ancora Merlim. Onorio, Rogerio di prima molto bene per Canale che stoppa con il destro, ma Maurizio era lì, è pronto a rubargli il pallone. Molto bene questo taglio alle spalle della difesa, però grande difesa da parte di Maurizio nella diagonale che ha evitato i guai peggiori alla Coggianco. Saul, il lancio per Maurizio troppo lungo, palla sul fondo, ci sarà rimessa per Putano. Difficile trovare spazio alle spalle quando le squadre si abbassano e si compattano in questa maniera, soprattutto i primi minuti, come vediamo dopo 5 non c'è stata nessuna occasione ancora, le squadre sono attentissime dal punto di vista tattico. Qui l'intervento di Rescia in fallo laterale su Saiotti, appena entrato al posto di Rogerio, rimessa laterale affidata ad Onorio. All'indietro per Canal, Merlim punta Maurizio, prova a saltarlo, il sinistro di Merlim alza il pallone sopra la traversa Miarelli, ci sarà calcio d'angolo per la Lucarense al sesto minuto del primo tempo. E come al solito bravissimo Merlim, c'è l'aiuto immediato qui in fase difensiva, poi Miarelli mette in calcio d'angolo, però Merlim va raddoppiato assolutamente su quella fascia, se no può far malissimo ai giocatori della Coggianco. Saul ruba palla sull'angolo calciato malissimo da Onorio, poi Saiotti tocca in anticipo su Maurizio, la rimessa laterale per la Coggianco di Genzano. Maurizio per Rescia, il pallone parato da Putano e quindi Merlim. Saiotti, il sinistro di Saiotti completamente fuori misura, rimessa per Miarelli. Poteva essere una grande occasione perché c'era Canal sul secondo palo, invece ha tirato malissimo, ha preso il pallone d'esterno e non è riuscito a raggiungere il compagno. Grana, Jasson, torna da Grana, si fa vedere Paolini, il pallone per Maurizio, dentro per Jasson, gli ruba il pallone Canal che poi parte, Saiotti, Jasson in anticipo su Canal, non c'è fallo, anzi sì, arriva con
colpevole ritardo il fischio per la trattenuta da parte di Giasson ai danni di Canale, fallo ravvisato non dal secondo arbitro Albertini che era lì nei pressi ma da Malfer, il primo arbitro che è dall'altra parte del campo. Parte Merlim, la botta dentro Saiotti, gira per Onorio, le finte di Onorio, poi il tiro, il pallone sull'esterno della rete da l'illusione del gol. Ci sarà rimessa dal fondo per la Coggianco. Molto reattiva la squadra di Collini, di questa spinta da parte di Merlin, abbastanza banale, poteva tergiversare un attimo e aspettare un momento opportuno per intervenire, invece ha spinto vistosamente. Le punizioni possono essere un fattore importante, soprattutto la Coggianco ha dei buonissimi tiratori. Secondo fallo della Luparense, ne ha appena commesso uno anche la Coggianco, quello di poco fa da parte di Giasson ai danni di Canale. Qui parte Grana, la botta deviata da Saiotti in barriera, rimessa laterale in zona d'attacco nei pressi dell'angolo in favore della Coggianco, va a batterla Paulinho. Paulinho dentro per Maurizio, anticipato da Onorio che poi anticipa anche Grana. Attenzione Onorio, il tiro, il gol, è in vantaggio la Luparense con Onorio al settimo minuto del primo tempo. Un contropiede fulminante della squadra di Collini. Sì, qui c'è stato anche Nando Grana che poteva intervenire, è arrivato in netto ritardo, meritato il vantaggio, aveva approcciato meglio, l'avevamo detto, la Luparense sta giocando con più aggressività, forse un po' di pressione da parte della Coggianco su questo calcio d'angolo. Qui Nando Grana poteva anche commettere fallo, Miarelli poteva fare qualcosa in più, trova un vantaggio meritato la squadra dei Collini. È un po' bloccata la Coggianco in questo inizio di partita, è la prima volta che la vediamo in difficoltà in questa manifestazione. E soprattutto la prima volta forse che vediamo una distrazione difensiva di questo tipo da parte della squadra allenata da Alessio Musti. Una palla persa sul calcio d'angolo, un contropiede qui, Grana sicuramente non impeccabile, sembrava in vantaggio, sembrava poter chiudere su Onorio ma è stato anticipato e poteva anche commettere fallo, sarebbe stato il terzo fallo ma era una situazione molto pericolosa e probabilmente valeva la pena per non mandare un uomo solo contro il portiere. Comunque con partecipazione di colpa un po' di tutti, troppo alta la squadra, Grana che entra in dardo e anche Miarelli che non è stato perfetto. E anche Paulinho, insomma, con la rimessa laterale che era quasi un calcio d'angolo proprio nei pressi dell'angolo, battuta malissimo con Onorio che ha anticipato tutti, si è fatto tutto il campo e ha portato in vantaggio la squadra di Collini dopo 6 minuti e 16 secondi. Adesso vediamo la reazione della Coggianco che potrebbe essere importante, perché la Coggianco è sempre andata in vantaggio finora in questa manifestazione, adesso è sotto e c'è la pressione di una finale che disputa per la prima volta nella sua storia. Grana, il pallone per Maurizio, il tiro da parte di Giasson murato da Onorio che poi allontana come può, palla che arriva all'MLM sui piedi di Miarelli. Grana, apertura per Maurizio, si fa vedere a destra Giasson, il pallone in profondità per Grana, sceglie molto bene il tempo dell'uscita con i piedi Putano e che si arrabbia poi con Saiotti perché era stato sorpreso alle spalle, però lui ha letto benissimo la situazione ed è stato tempestivo nell'uscita. Il primo gol di Onorio in queste final eight. Merlim, il lancio per Canal, il pallone dentro per Rogerio che non riesce a scaricare in porta, l'ottimo invito da parte di Canal. Ma vedi come aiutano i compagni, due giocatori sul secondo palo, c'erano sia Rogerio che Saiotti, questo significa che sono ben disposti ad aiutare il compagno nella ripartenza, si stanno sacrificando tutti. Grana dentro per Rescia che non riesce ad arrivare per poco in scivolata. Dunque il gioco riprenderà con la rimessa dal fondo per la Luparense, la batterà con le mani Putano quando siamo giunti all'ottavo minuto del primo tempo con la Luparense in vantaggio per 1-0 in questo atto finale delle Final 8 2013. Qui la botta di Grana
deviata da Saiotti in calcio d'angolo. E proprio Nando Grana con tutta la sua esperienza sta scuotendo l'ambiente con Gianco, è un po' bloccata la squadra. Paulinho dentro per Grana, di controbalzo l'intervento di Onorio che smorza la conclusione da parte di Grana. Merlim da terra, triangolo a Rogerio, va a terra Merlim, c'è fallo da parte di Paulinho, non c'è vantaggio da parte della Coggianco. Secondo fallo della squadra di Musti, ne ha commessi due anche la Luparense. Merlim, Rogerio riesce a girarsi, serve Saiotti nel cerchio di centrocampo, all'indietro per Merlim, ancora Rogerio. Rogerio pesca molto bene dall'altra parte Canale, lo stop di Canale, la conclusione con il sinistro, ha cercato il primo palo Canale con una conclusione però terminata alta e fuori misura. Ci sarà rimessa per Miarelli, Canale che è il capocannoniere di queste Final Eight con i tre gol realizzati, una doppietta nei quarti e un gol ieri sera in semifinale contro Montesilvano. Sta giocando proprio veramente bene la Luparense, adesso sta sfruttando tutte le situazioni, adesso è entrato Jason, vediamo, perché è un giocatore che mi dicevano ancora non pronto al 100% fisicamente, però deve fare di necessità virtù Colini. Qui Maurizio spalle alla porta, non riesce a girarsi, Saiotti si fa strappare il pallone proprio da Maurizio. Grana indietro per Saul, Saul cerca e trova Maurizio, la finta di Maurizio che poi non riesce a trovare lo spiraglio per calciare con il sinistro, lo chiude in scivolata Saiotti in calcio d'angolo, già battuto. Saul si fa strappare il pallone da Jason, quindi Grana, Maurizio lascia scorrere per Saul, poi chiede il cambio. Maurizio nel frattempo esce Saiotti nella Luparense, entra Onorio, il pallone di Putano proprio per Onorio, il lancio in profondità a cercare Rogerio, Rogerio spalle alla porta, riesce a servire Canal, poi la chiusura da parte di Grana, rimessa laterale per la Luparense, già battuta malissimo da Canal, il pallone di Onorio di testa sull'invito di Rogerio, non riesce a toccare il pallone o almeno lo sfiora soltanto. Everton scambia con Grana, poi Saul, ancora Grana, si fa vedere Rescia, scivola Everton, c'è fallo ai suoi danni da parte di Jason, terzo fallo della Luparense e attenzione, ci sarà anche cartellino giallo per Jason. Vediamo, perché stavo seguendo l'azione, qui era palla lontana, il fallo su Everton ravvisato da Albertini. Eh sì, c'è stata la trattenuta di Jason, a palla lontana. E dunque calcio di punizione interessante per la Coggianco di Genzano, primo ammonito del match Jason, quando siamo quasi alla metà esatta del primo tempo, decimo minuto. Luparense in vantaggio, Grana alla battuta del calcio di punizione, Grana che è una gran botta, lo ha dimostrato anche contro la Lazio nella gara che ha inaugurato queste Final Eight. Qui il tiro da parte di Crema viene ribattuto, poi lo stesso Grana ferma il contropiede della squadra di Colini. Gioco fermo perché c'è Putano a terra, un problema al bicipite femorale della gamba destra per Putano, fa dei cenni alla panchina. Onorio si scalda, Giuga Cavicchio, Rogerio, Jason prova a tornare da Rogerio ma il suo pallone è impreciso, rimessa laterale per la Luparense. Putano che ieri ha subito anche un colpo alla testa, ma non sembra questo ora il problema per il portiere della Luparense che si toccava appunto la gamba destra. Saul ha ricevuto da Grana, punta Onorio, guadagna qualche passo, poi torna da Grana, aggredito da Jason, riesce a servire Rescia, Rescia fa filtrare in qualche modo per Everton, Everton dall'angolo prova la conclusione sull'esterno della rete. È molto attenta ancora la difesa della Luparense, adesso diventa Saiotti, tantissimi cambi da parte di Colini che purtroppo per lui deve cambiare in continuazione perché ha pochissimi giocatori.
Qui l'ottimo anticipo di Rescia, poi all'indietro per Saul, Saul per Grana, anticipato a sua volta da Onorio, ancora Saul, recupera palla per la Cogianco, Saul a sinistra per Everton, affrontato da Saiotti, Everton cambia fronte, va a destra da Grana che prova la botta, Onorio in fallo laterale. Fino a questo momento la difesa della Luparezza sta perfetta e soprattutto in ripartenza, in gestione palla, sta dominando la squadra dei Colini, però andando avanti col tempo la fatica si farà sentire, perché non potendo fare rotazioni diventerà più difficile. Rescia prova a servire sul secondo palo Everton, nuova rimessa laterale, la botta di Grana, poi Rescia aggancia il pallone, l'intervento di Saiotti, l'ultimo tocco è il suo, Rescia all'indietro ancora per Grana che fa girare per Saul, si fa vedere Everton, Saul si accentra, voleva il taglio da parte di Grana, il pallone invece è per lui all'indietro, ora nel cerchio di centrocampo, Saul lascia a Everton, ancora Saul, Everton ha visto Crema, lo serve. Crema chiuso da Canal in fallo laterale, rimessa già battuta, Everton apre a sinistra per Saul che punta Merlim, Saul torna da Everton, lo stop di Everton, la finta, poi Everton dall'angolo, il pallone dentro, Saiotti al volo per Merlim, Merlim chiuso in fallo laterale da Crema, poi l'ultimo tocco è proprio di Merlim, dunque la rimessa laterale per la Cogianco già battuta, Saul. Volta c'è Saiotti sulle sue tracce in quella zona del campo, Crema la botta urata da Onorio, arriva Putano che riesce ad evitare il calcio d'angolo, palla che arriva direttamente tra le braccia di Miarelli, Everton. La difesa della Luparezza si fa schiacciare nella speranza di rubare la palla e trovare 30 metri di ripartenza davanti e poi con la qualità che ha dei suoi giocatori trovare anche la scelta giusta per andare a disegnare ancora di nuovo. Crema per Saul, ha visto il movimento di Rescia, il colpo di testa di Saiotti in anticipo, poi Onorio per Merlim, partito Saiotti a sinistra, Canal, la botta di Canal, non ci arriva Saiotti che aveva allungato la porta sul secondo palo in scivolata, è terminato lui in rete, il pallone sul fondo, Crema ora dall'altra parte per Rescia, è già in recupero Saiotti, il pallone per Saul, il taglio dentro di Crema che poi non trova deviazioni, il suo sinistro termina sul fondo, ci sarà rimessa per Putano. Abbiamo visto attenzione con questi due palloni, abbiamo visto con due passaggi tagliare tutto il campo da Onorio a Canal, palla sul secondo palo, ci è mancato pochissimo, veramente pochissimo, per il raddoppio degli uomini Colini che stanno interpretando alla perfezione la gara dal punto di vista tattico. Putano dovrà ripetere la rimessa dal fondo lungo a cercare Rogerio che aggancia con il sinistro, palla allontanata da Rescia, poi Merlim per Rogerio, anticipato molto bene da Rescia, poi Crema mette in fallo laterale nel contrasto con Saiotti, andrà lo stesso Saiotti alla rimessa laterale. Saiotti all'indietro per Merlim, largo a sinistra, si fa vedere Onorio, Merlim preferisce Rogerio dall'altra parte, poi ancora Merlim che supera la linea mediana del campo, punta Everton, vuole il sinistro in scivolata, il grande intervento di Miarelli in calcio d'angolo. Sembrava una palla innocua, invece Merlim ha trovato l'angolino basso, bravo Miarelli a distendersi, a mettere il calcio d'angolo. Rogerio all'indietro per Saiotti, stop di petto, botta al volo, il grande intervento ancora di Miarelli con i piedi, smessa laterale all'altezza della linea mediana del campo per la Luparense, la batterà Merlim senza fretta Putano. Molto carica la squadra di Fulvio Colini, incredibile quanto sta attenta a tutte le situazioni tattiche, sia in difesa ma sia lucida nelle ripartenze. C'è il time out, noi andiamo a sentire Alessio Musti. Abbiamo iniziato troppo tesi, troppo nervosi. Paulinho, non possiamo prenderci troppi uomini alle spalle. Sull'1-0 abbiamo rischiato 3 contro 1, 2 contro 0. L'uomo si segue sempre. Se c'è pressione o se non c'è pressione sulla palla, l'uomo si segue e basta. Ora, attenti solo, ci abbiamo 27 minuti. State tranquilli, non vi andate, loro vanno sulla linea a 10 metri per cercare una ripartenza lunga. Non ci schiacciamo in maniera esasperata, non manca un minuto, 27 minuti. Non vi andate a buttare qua dietro, venite con la testa. Ma se Saul va uno contro uno, soprattutto se c'è Mauricio quando rientra Jason, lasciateli aperti sull'uno contro uno.
e giocate tranquilli, maturi, tranquilli, maturi. Chiara lettura della partita, è quello che stavamo dicendo prima, che la squadra di Collini si schiaccia molto per avere 30 metri di campo per ripartire con qualità, cosa che sta facendo molto bene. E Musti chiaramente non vuole forzare la giocata, perché forzare la giocata significa farsi rubare palla e lasciare il campo aperto. Mi sembra molto molto sensato questo time out da parte dell'allenatore Dago Gianco, e poi che loro siano bloccati, anche altra cosa che avevamo detto, è una squadra bloccata, non riesce a liberarsi, a giocare come ha fatto sia nei quarti che nelle semifinali, e la Luparense ne sta approfittando e sta giocando molto meglio. Intanto non può riprendere il gioco perché è bagnato il parquet davanti alla panchina di Collini della Luparense. Non si tratta ovviamente di sudore, deve essere caduta una bottiglietta d'acqua, sta asciugando il parquet sotto la nostra postazione Giuca Cavicchio. E qui ancora è inquadrato il presidente della divisione Fabrizio Tonelli. Asciuga anche Collini. Dovrà riprendere il gioco, certo si guadagna secondi la Luparense, che insomma gli uomini contati, forse è Massimo, tu che... Beh, sai più di me, questi sono vecchi trucchetti, no? Per cercare di far rifiatare la squadra, allungare il time out. Anche tipo quello del portiere che va a terra, che simula che magari possa essere infortunato, sono normali, sono normalissimi, perché quando tu hai pochi giocatori chiaramente il minutaggio si alza proprio estremamente, e farli respirare qualche minuto in più è fondamentale. Sono escamotage che usano un po' tutti gli allenatori. Calcio d'angolo per la Cogianco quando mancano 6 minuti e 45 secondi al termine del primo tempo. Si messa dal fondo ora per la Luparense. Putano per Onorio. Rogerio all'indietro per Merlim. Merlim va a sinistra da Saiotti, che può puntare Saul. Saiotti si accentra, scarica su Merlim. Si fa vedere a destra Rogerio, Merlim punta Saul, poi Onorio per Saiotti che gira per Rogerio. Ancora la circolazione di palla perimetrale da parte della Luparense, si ferma Onorio, poi prova ad andare via a Crema, ci riesce, ma arriva Everton che anticipa anche Miarelli, che sembrava in grado di far suo il pallone, non ha voluto correre rischi. Everton ha messo in calcio d'angolo. Qui Onorio si è portato a spasso due gare. Qui sta al fondo, già effettuata da Miarelli per Everton. Pallone per Crema. Crema riesce a difenderlo, ma poi lo perde. Il fallo, qua il fallaccio di Everton. Ci sarà cartellino giallo per il vice capitano della Cogianco. Ha fatto sparire letteralmente il pallone Merlin. E qui Everton è entrato sia con il piede che con il gomito, ha commesso un fallo tattico giustissimo perché c'era superiorità numerica, però cartellino giusto, si accusa al collo Merlin, anche il braccio di Everton si è allargato, non solo ha colpito il piede, sì, ma non mi sembra sul collo, mi sembra sulla spalla nettissima. Ecco qua l'intervento, comunque in netto ritardo da parte di Everton, che era entrato deciso a prendere palla o uomo proprio per evitare il contropiede da parte della Luparense, mentre ancora è bagnato il parquet, stavolta dove è caduto Saiotti. Calcio di punizione, 3-3 il conto dei falli. Onorio punta e supera Crema, la botta di Onorio, palla sull'esterno della rete, ci sarà rimessa per Miarelli. Everton vuole il pallone lì al limite dell'area di rigore della Cogianco, poi apertura a destra per Crema, Crema per Jasson, Jasson dalla linea di fondo mette al centro, non ha seguito, non ha accompagnato l'azione fino a dentro l'area della Luparense. Saul, pallone che attraversa tutta
tutto il campo nel lato corto e si perde in fallo laterale. Già battuto, Rogerio aggancia al volo, poi si porta il pallone oltre la linea laterale dopo aver subito anche una spinta giudicata però regolare da parte di Jasson. Crema per Everton. Everton torna da Crema che supera in qualche modo vincendo anche il contrasto Merlim. Poi Jasson, Saul, ancora Jasson. Si fa vedere a destra Crema. Va dall'altra parte da Saul, si accentra Saul, torna da Crema. Il pallone irraggiungibile per Saul da parte di Crema che ha chiesto troppo al compagno. Deve ancora entrare in campo la Vera Cogianco. Onestamente fino a questo momento Parenze ha dato molto di più. Il gioco pericoloso da parte di Crema che ha alzato troppo la gamba su Rogerio e dunque calcio di punizione in favore della Luparense. Eccolo qua, lo stiamo vedendo l'intervento irregolare da parte di Crema. Qui ha recuperato palla la Cogianco, rimane sempre 3-3 il conto dei falli. Saul per Crema, lì dietro per Jasson, ancora Saul, può puntare Onorio. Saul torna a destra da Jasson che rientra sul sinistro, il tiro deviato da Rogerio in calcio d'angolo. Questa è una situazione tattica in cui deve fare più attenzione a Luparenze perché non può schiacciare troppo l'opposto dalla parte del lato forte, perché poi lo scarico sul lato debole diventerebbe facile la conclusione per il giocatore di Agogianco. Qui Everton trova ancora la deviazione, stavolta da parte di Onorio, ancora calcio d'angolo per la squadra di Alessio Musti, entra Maurizio. Everton, lo scambio con Jasson, il pallone dentro, il gol proprio di Maurizio al 16° minuto del primo tempo, ristabilisce la parità. E qui ingenuità da parte di Merlim e da parte di tutta la difesa. Bello lo schema su palla inattiva della Cogianco, Maurizio puntuale all'appuntamento sul secondo palo. Adesso chiede time out Colini, ma noi andiamo a sentire sempre la panchina della Cogianco. Sì, perché Colini non vuole, ha chiesto di non essere ascoltato nei time out. Dunque noi sentiamo Alessio Musti, che cosa dirà ai suoi? Non vi incazzate, giocate pallone su pallone, sono normali, hanno due gambe. Ci avete paura, state troppo distanti, giocate pallone su pallone, tranquilli. Ora attenti solo a non prendere ripartenze, vivono di questo, vivono di cazzate, vivono di perdere tempo nel buttare l'acqua, nel rompere i coglioni, giocate da squadra, dai, forza, forza, forza. E dunque il time out di Alessio Musti, anche lui un linguaggio colorito anche da parte sua, del resto come era avvenuto ieri per Fulvio Colini che noi poi avevamo in parte censurato nel finale del time out, forse è il motivo per cui Fulvio Colini ha chiesto di non essere ascoltato quest'oggi. Comunque insomma sono momenti delicati, Massimo, si può anche capire insomma che sicuramente non si usi un linguaggio proprio si usa il linguaggio che si ortodosso. Usa praticamente negli allenamenti, poi uno magari preso dal pathos della partita non ricorda di essere magari in diretta sulla Rai, però tutto sommato niente di grave, insomma un po' colorito ma niente di più, e comunque ha detto delle cose importanti, lui sta cercando di scuotere la sua squadra che non ha approcciato bene la gara, poi la terminologia insomma ognuno usa un po' quella che vuole. Il pallone per Maurizio che ha realizzato il suo terzo gol in queste Final Eight agganciando in testa la classifica marcatori Canal. Maurizio ora per Saul. Everton, all'indietro ancora per Saul che va a sinistra da Maurizio. Maurizio torna da Saul, è passato ora a destra con Everton centrale, il giocatore più arretrato della Coggia, ancora sale Everton centralmente. Maurizio punta Merlim, poi si perde il pallone al momento del passaggio per Saul, ci si avventa Merlim che anticipa tutti sulla palla vacante, poi Canal apre per Rogerio punta
Jasson che lo chiude in fallo laterale. Si riparte da zero ora praticamente, perché dopo un primo tempo in cui la Luparenza ha preso l'iniziativa, ha preso la meglio, stava chiudendola con Gianco nella propria area di rigore, si ritrovano sull'uno pari e il tempo è a favore sicuramente di Gianco, che ha un roster più lungo e può sfruttare meglio le rotazioni degli allenatori. Everton ha scambiato con Jasson. Maurizio entra, Rescia riceve subito da Maurizio, c'è anche Grana che tocca il suo primo pallone appena entrato in campo. Paulinho punta Merlim, Paulinho si vuole accentrare, poi va a destra da Grana che ha già visto e servito Maurizio. Maurizio ancora per Grana, si fa vedere, riceve Rescia a sinistra, Rescia torna da Grana, non trova sbocchi ora la manovra di Alessio Musti, della squadra di Musti, qui Maurizio detta il triangolo a Rescia, poi la botta da parte di Maurizio, pallone sul fondo. E questo 1-2 è un brutto segnale, perché c'è un po' di stanchezza, è venuto troppo facile, Saiotti aveva perso completamente l'uomo. Canal all'indietro per Saiotti, Merlim. Merlim gira sul pallone, poi guadagna rimessa laterale, anzi no, l'ultimo tocco è il suo, la rimessa è per la Cogianco, Paulinho alla battuta per Rescia, Jasson, scusate, Grana alza un pallone a campanile per Maurizio, Maurizio non riesce a controllarlo, ci sarà rimessa laterale per la Luparense. 2 minuti e 12 secondi al termine del primo tempo, risultato di parità 1-1. Il lancio di Putano a cercare Canal che non riesce ad arpionare il pallone, c'è rimessa laterale battuta da Grana per Rescia, quindi Maurizio chiede spazio, vuole giocare l'uno contro uno contro Onorio. Maurizio riesce ad andare via a Onorio, ma poi si allunga troppo il pallone, l'intervento da parte di Putano. Canal, Rogerio, Maurizio gli strappa il pallone, poi l'ultimo tocco è il suo, rimessa all'altezza della linea centrale del campo in favore della Luparense. È bastato subire il gol del pareggio per perdere un po' di sicurezza per la Luparense, che adesso trova molte più difficoltà ad attaccare e a dare più certezze alla Cogianco. Tanto qui Gambuti ci mostra come Putano abbia toccato il pallone con la mano fuori dall'area di rigore sullo slancio. Qui non riesce Paulinho a coordinarsi per ricevere il passaggio di Maurizio. Poi tra l'altro l'arbitro era veramente a 20 centimetri. Forse era impallato da Maurizio in quella circostanza. Il secondo arbitro Albertini non è riuscito a vedere. Qui Onorio costretto ad arretrare dal pressing di Saul. Saiotti apre di prima molto bene per Rogerio, che poi torna da Saiotti, da posizione defilata il tiro murato da Rescia, poi la spinta di Grana va a terra, Saiotti, non c'è fallo secondo Albertini, il pallone per Saul. Fa vedere Rescia, siamo entrati nell'ultimo minuto, il lancio di Saul che non si intende con Rescia, rimessa dal fondo per Putano che lancia lungo Rogerio, il colpo di testa di Miarelli fuori area, palla in fallo laterale. Difficile questo intervento perché Nando Grana si è tolto proprio all'ultimo e ha creato un po' di preoccupazione su Miarelli, ancora un errore in disimpegno. Qui sbaglia Onorio, rimessa laterale già effettuata dalla Cogianco. Paulinho tiene palla, fa salire la squadra, poi Rescia con il sinistro ribattuto da Saiotti, ci pensa poi Onorio a sbrogliare la matassa, poi Canal supera la linea mediana, vuole il destro Canal, poi ci ripensa, serve Saiotti con il tacco, Saiotti va dentro per Rogerio che commette fallo ai danni di Saul, c'è calcio di punizione per la Cogianco. Penso che questo primo tempo finirà con questo risultato di parità, che una mano santa per la Cogianco, che ha rischiato veramente di andare sotto pesantemente nei primi 13-14 minuti, poi ha trovato il gol del pareggio, ha trovato sicurezza e soprattutto ha perso fiducia un po' la Luparense. Qui il tiro di Grana ribattuto da Rogerio, c'è rimessa laterale per la Cogianco.
comunque quanto sono importanti le palle inattive in questo sport. Su questa palla inattiva, probabilmente ben preparata da Alessio Mussi, la Cogianca ha trovato un pareggio fondamentale. Paulinho ha ricevuto da Saul. Paulinho, il tiro murato da Saiotti, scade il tempo, si va all'intervallo sul risultato di 1-1 tra Cogianco e Luparense, vantaggio della squadra di Coligny al 7° con Onorio, il pareggio della Cogianco al 16° con Maurizio. È tutto per il momento da Pescara, linea alla regia. Ha punito la Cogianco nel momento peggiore degli uomini di Musti, poteva raddoppiare, c'è stata quella grande occasione sul secondo palo per Saiotti. Adesso vediamo un secondo tempo completamente diverso. Calcio d'avvio battuto dalla Cogianco, che in questo secondo tempo attacca da destra a sinistra dei vostri teleschermi in maglia rossa la squadra di Genzano, mentre la Luparense è in completa tenuta azzurra. Qui il pallone di Saul che non si intende con Giasson, rotola lentamente sul fondo per la rimessa da parte di Putano, che lancia lungo con le mani Rogerio, il colpo di testa in anticipo da parte di Grana. Rimessa laterale per la Luparense, Merlim viene incontro Onorio, lo scambio con Merlim, all'indietro per Canal, sta a vedere Rogerio, il pallone per lui, Rogerio si appoggia su Grana, poi riesce ad andargli via molto bene Rogerio, l'intervento in scivolata provvidenziale da parte di Maurizio. Canal, Canal vuole il destro in diagonale, poi rimette al centro, allontana Giasson in fallo laterale. Canal, grossa occasione per Rogerio, però doveva calciare, invece ha voluto dribblare ancora. Rogerio, l'intercetto da parte di Saul che però non può tenere in campo il pallone. Ancora Rogerio alla rimessa laterale, dall'altra parte per Merlim che prova a superare Giasson, ma c'era troppo poco campo e dunque rimessa laterale già effettuata dalla Cogianco. Saul, Giasson all'indietro, ancora per Saul, apertura a destra per Grana. Saul nel cerchio di centrocampo, poi smista a sinistra per Maurizio che torna all'indietro da Giasson, ancora per Grana, gli affida il pallone. Saul con calma, non vuole buttare la palla alla Cogianco. Maurizio punta Merlim, poi con la punta colpisce malissimo, pallone sul fondo. Rispetto ai primi 10-12 minuti del primo tempo si è allungata nettamente la pressione sul portatore di palla della Cogianco, adesso i giocatori della Luparense sono molto più lontani e la Cogianco non fa più fatica in uscita palla con la gestione, mentre mi sembra un po' in difficoltà la Luparense in questo inizio del secondo tempo. Grana all'indietro per Saul. Maurizio perde palla, Rogerio può andare in contropiede, il fallo di Maurizio, vediamo se ci sarà anche l'ammonizione per Maurizio. No, c'è semplice fallo per la Luparense, primo fallo della ripresa. C'è il parquet da asciugare perché Rogerio è terminato a terra lasciando una lunga scia di... Siamo al secondo minuto della ripresa, risultato sempre di parità in questo ultimo atto delle Final Eight 2013. Canal, Merlim, dentro per Rogerio che non riesce nell'anticipo su Grana, palla che sfila sul fondo per la rimessa di Miarelli, Miarelli non impeccabile sul gol di Onorio, è riuscito soltanto a toccare il diagonale del numero 9 della Luparense che al 7° minuto ha portato in vantaggio la squadra di Coligny. Qui il fallo di Merlim, 1-1 il conto dei falli in questa ripresa. Qui lo prende alle spalle, fallo di Merlim su Giasson, poggia il gomito sulla schiena. Grana la battuta del calcio di punizione, la botta, ci mette i pugni Putano che alza in calcio d'angolo, la rende più facile perché la vede partire, non si muove, alza solo le mani e mette in calcio d'angolo. Attenzione alla palla inattiva della Cogianco. Grana
direttamente tra le braccia di Putano, che poi lancia Canal. Canal che riesce ad agganciare, ma il pallone era sulla linea laterale, dunque non riesce a tenerlo in campo. Saul scambia con Grana, poi va a destra da Jasson, ancora Saul all'indietro per Maurizio, che fa girare per Grana. Grana ancora scambia con Maurizio. Jasson, la verticalizzazione per Maurizio, l'intervento di Putano che spazza via il pallone in fallo laterale. Saul, Jasson, ancora Saul, Grana. Saul ancora gioca di sponda con Grana, poi Maurizio per Saul nel cerchio di centrocampo. Saul apre a destra per Jasson, poi l'ultimo tocco è di Onorio, la rimessa laterale è in favore della Coggianco. Sembrava il contrario. Dovrà aver toccato per ultimo Jasson. Albertini comunque era lì a due passi. Il pallone all'indietro per Saul. Maurizio all'indietro ancora per Saul, che ha già visto e servita a destra Grana. Grana per Maurizio, salva la situazione, la rimessa laterale che sarebbe stata per la Luparense e Jasson. Poi Maurizio prova ad andare via, Merlin che lo prende, commette fallo, secondo fallo della Luparense. Attenzione qua, nettissimo il fallo su Maurizio, il secondo fallo di Merlin. Saul punta Onorio dentro per Maurizio, poi arriva Jasson a ostacolare. 4 contro 2, la Luparense ora 3 contro 2, recupera anche Jasson, l'errore di Canal, l'intercetto da parte di Grana. Canal recupera il possesso del pallone, poi va al centro da Ruggeri, all'indietro per Merlim. Merlim può puntare Maurizio, Merlim il sinistro in diagonale, messo in calcio d'angolo da Jasson. 4 minuti nel corso del secondo tempo, 1-1 ancora il punteggio in questa finale, equilibratissima. Ancora equilibrata qui la difesa della Coggianco, anche se inizialmente c'era stata una gran palla di prima di Canal che non è passata. Segna ancora di buona lucidità da parte degli uomini di Collini. Qui la botta da parte di Canal, la parata di Miarelli che alza sopra la traversa. Gran parata. Calcio d'angolo per la Luparense, lo batte senza fretta Onorio. Ricordiamo ancora che ha gli uomini contati, in pratica Colini. Qui Merlim la botta, ci mette un piede Maurizio in anticipo su Rogerio. Canal anticipa qui anche il suo compagno, il pallone rimane in campo. Putano lo recupera, poi lancia a lungo direttamente tra le braccia di Miarelli. Saul vuole il pallone a terra, poi la verticalizzazione per Jasson. Jasson spalle alla porta, riesce a girarsi centralmente. Canal però dopo l'intercetto da parte di Merlim, poi Saul mette in fallo laterale. Esce Jasson, entra Rescia, entra anche Saiotti al posto di Rogerio nella Luparense. Un po' di nervosismo qui nelle fila di Coggianco, mentre molto lucido Canal, che mi sembra il più propositivo dei suoi in questo inizio del secondo tempo. Qui intercetta il pallone Everton mettendo in fallo laterale Everton, appena entrato per Maurizio. Qui Canal batte la rimessa laterale all'indietro per Merlim. Merlim ancora per Canal che gira per Saiotti a destra. Saiotti si accentra, palla al piede, poi torna da Canal che lascia scorrere, rinuncia anche a controllare il pallone, a tenerlo in campo perché c'era Everton lì in agguato in pressing. Grana costretta al lungo retropassaggio per Miarelli. Miarelli il tocco per Saul, lancio con l'esterno di Saul, ottimo centralmente per Everton, all'indietro per Grana, ancora Saul, ha ricevuto da Everton. Ancora i due che cercano di dialogare, Everton va da Grana, Saul detta il triangolo a Rescia, poi la botta da parte di Grana all'opposizione di Onorio che mette il pallone in fallo laterale. Mossa di Alessio Musti che schiera Everton da pivot, vuole allungare la squadra, vuole mettere in difficoltà la Luparense che in questo momento non ha nessun difensore. Vediamo se riuscirà questa mossa. Chiaramente adesso la Luparense dovrà cercare di chiudere un pochino di più le diagonali per non far filtrare il pallone all'interno per il pivot. La diagonale di Rescia parato da Putano, poi sulla rimessa laterale Rescia in due tempi sul tiro raso terra di Grana,
Il pallone che rimane in campo, poi esce, cioè rimessa laterale per la Coggianco. L'ultimo tocco è stato di Onorio. Qui l'arbitro era all'interno del campo erroneamente, poi fischia giustamente fallo laterale, perché era, il pallone sarebbe uscito e lui non doveva essere in quella posizione. Paulinho per Saul, ancora Paulinho, Saul punta Saiotti, guadagna ancora metri, Saul si accentra, poi va a destra da Paulinho, Paulinho il tiro, Canal in calcio d'angolo. E non può stoppare il pallone, altrimenti perde tutto il tempo e il vantaggio dello scarico sul lato debole. La rimessa laterale è per la Luparense, voleva lui la rimessa Everton, che ha lasciato scorrere per Rescia, che non si aspettava il velo del compagno. Rogerio, Saiotti, torna a destra da Merlim, Merlim si accentra, perdette il triangolo a Rogerio. Rogerio torna proprio da Merlim, accanto a sé Canal, gli affida il pallone, Canal, ancora Merlim, 6 minuti nel corso della ripresa. Rogerio, palla di ritorno per Saiotti, il grande intervento di Miarelli, era riuscito nel guizzo Saiotti a indirizzare il pallone verso lo specchio della porta della Coggianco. Bravo con la punta ad anticipare Paulinho, molto bravo pure Miarelli a chiudere sul palo. Saiotti all'indietro per Merlim, che lascia rimbalzare il pallone, poi non se la sente di calciare. Punta e salta Everton, Merlim, Merlim al centro per Rogerio, si chiude la Coggianco che ora si può distendere in contropiede. Recupera Rogerio, Everton per Paulinho, Paulinho il gioco di gambe, poi subisce fallo Paulinho da parte di Canal, c'è calcio di punizione per la Coggianco. Il terzo fallo della Luparense. Bah, qua è sembrato più che fosse scivolato Paulinho, l'arbitro è vicino. Paulinho sul pallone, qui va a dire qualcosa al portiere della Luparense a Putano il primo arbitro Alessandro Malfer, poi va a richiamare anche Merlim ed Everton. Beh, c'è lotta lì al centro area, la botta di Grana, va ripetuto questo calcio di punizione, non era arrivato il fischio dell'arbitro. Comunque è interessante vedere se andrà a buon fine questa mossa tattica, ma io credo che Colini se l'aspettasse una cosa del genere, perché Everton è un giocatore in grado di giocare da pivot. Ancora la botta da parte di Grana, Saiotti al muro, palla in fallo laterale, esce Grana dopo il calcio di punizione. Paulinho, Saul, Rescia, Everton cerca di far salire i compagni, poi scarica all'indietro per Saul. Paulinho, Paulinho prova il dribbling su Saiotti che lo chiude anche con l'aiuto di Canale, poi arriva Everton che va a commettere fallo. La punizione affidata a Merlim, lo scambio con Saiotti, secondo fallo della Coggianco. Partita molto tattica in questo secondo tempo. Lancio di Putano per Saiotti che di testa non riesce a tenere in campo il pallone. Paura di perdere campo, di lasciare libero troppo spazio per le ripartenze, molto attente le due squadre. Maurizio, Rescia, uno contro uno con Onorio, poi il pallone centralmente per Paulinho. Il blocco di Maurizio, Paulinho in diagonale, palla che esce di un soffio alla sinistra di Putano. E qui è stato molto bravo Maurizio, perché ha fatto un blocco fintando che avrebbe favorito l'inserimento del compagno centralmente, invece Paulinho si è liberato dalla parte opposta, però non c'era nessuno ad allungare la porta sul secondo palo. Qui rimessa in favore della Coggianco. Lancio a cercare Everton, Everton che
scaglia il pallone addosso a Saiotti, guadagnando rimessa laterale in zona d'attacco per la Coggianco. Già battuta da Maurizio all'indirizzo di Rescia, che scambia con Paulinho. Ancora Rescia per Maurizio. Everton si accentra il suo tiro, ribattuto da Merlim, e poi Saiotti va a terra nello scontro con Maurizio. Rimasto a terra Saiotti, il pallone viene messo fuori. Si rialza Saiotti, che lamenta di aver ricevuto un colpo da Maurizio. Ora si accende una mischia tra le due panchine, c'è molto nervosismo. Vediamo, anche Grana interviene. Riportano la calma gli arbitri. Non abbiamo visto il presunto colpo di Maurizio ai danni di Saiotti. Ora comunque sembra essere tornata la calma tra i due giocatori, che si sono abbracciati comunque al centro del campo. Chiarimento anche tra i due tecnici. Rimessa laterale affidata a Maurizio, che ora restituirà palla alla Luparense, che ne era in possesso, l'aveva calciata fuori. Palla sul fondo per la rimessa di Putano. Rogerio. Saiotti. All'indietro per Merlim. Si accentra Merlim, scarica su Onorio. Onorio ancora per Merlim, che punta Everton. Le finte di Merlim, che poi danza sul pallone ma subisce il raddoppio da parte di Paulinho. Superiorità numerica per la Coggianco. L'intervento di Saiotti qui ha giocato male questo pallone Paulinho. C'era stata la sovrapposizione a destra da parte di Everton, Paulinho ha preferito andare centralmente, ha favorito l'intervento di Saiotti. Nasce tutto dal raddoppio della Coggianco, ruba il pallone, poi pigro il pallone di Paulinho e riesce ad intervenire Saiotti. Paulinho all'indietro per Miarelli. Ancora Paulinho che viene incontro, apre a destra per Rescia. Rescia punta Saiotti, il destro da parte di Rescia. Pallone sul fondo, ci sarà rimessa per Putano all'ottavo minuto del secondo tempo. Rogerio mette giù Paulinho, lo chiude in fallo laterale. Molto bloccate le due squadre, non provano ad entrare per non rischiare di prendere ripartenze, per cui più che altro assistiamo a tiri da lontano, tentativi abbastanza velleitari. E adesso per sbloccare questa partita ci vorrà sicuramente o una palla da fermo o una gran giocata. Eccola qua, il vantaggio della Luparense con il tap-in di Rogerio sulla gran conclusione da parte di Canale, che Miarelli non è riuscito a trattenere. Il pallone è carambolato addosso a Rogerio, che ha realizzato il gol del 2-1 al nono minuto del secondo tempo. E qua però c'è un colpevole ritardo di uscita della difesa e poi dopo la spaccata di Miarelli, che respinge proprio davanti alla sua porta, e Rogerio impatta il pallone e la mette dentro. Assisteremo sicuramente adesso a una bella gara, le due squadre si allungheranno e cercheranno un po' più di spettacolo. Dunque si riporta avanti la squadra di Collini, che avete visto inquadrato. Paulinho all'indietro per Rescia, poi Maurizio, ancora Rescia. Palla di nuovo a sinistra per Maurizio. Paulinho. Rescia nel cerchio di centrocampo, il pallone per Crema. Ancora Rescia, fa girare il pallone ora la squadra di Musti. Crema, la sovrapposizione con Maurizio, poi il pallone ancora per l'autore del gol del momentaneo 1-1. Rescia, Maurizio, Paulinho, ancora Rescia. Il pallone per Crema, fermato in fallo laterale da Onorio. E adesso è molto più attenta la difesa della Luparense. Certamente adesso si abbasserà, Collini proverà
il tutto per tutto a giocarsi la partita sulla fase difensiva. La Coggianco deve spingere tanto e può rischiare di lasciare spazi importanti alla squadra di Fulvio Collini. Merlim, il lancio lungo a cercare Saiotti che con la spalla non riesce a tenere in campo il pallone, rimessa laterale in favore della Coggianco, rescia per Crema, Paulinho. Tanto spifferi qui al Pala Giovanni Paolo II. Sembra di essere in una galleria dell'evento, evidentemente devono essere state spalancate tutte le porte del palazzetto. Rimessa laterale in favore della Coggianco. Ancora bagnato il parquet nei pressi della panchina della Luparense. Come dicevamo, escamotage per la squadra di Collini. È stato espulso Andretta, allontanato dalla panchina. Vediamo, noi non giudichiamo, non colpevolizziamo nessuno, raccontiamo soltanto quello che vediamo. Saul alla rimessa laterale. Maurizio, pallone per Crema che riesce ad andare via ad Onorio, ma non a Merlim che protegge poi l'uscita del pallone. Va lui stesso a battere la rimessa laterale lunga alla ricerca di Onorio, che poi guadagna ancora fallo laterale. Poteva sembrare che insomma nel secondo tempo poteva venire fuori la Coggianco, anche perché insomma, dal punto di vista del numerico, attenzione qui. Qui Canal mette in calcio d'angolo, rimasto a terra Merlim, qui scintille tra Saul, Onorio e Canal. Molto nervosismo in campo, è una finale, insomma la posta in palio è altissima. Possiamo dunque capire che i nervi siano tesi. Calcio d'angolo per la Coggianco, mentre qua stiamo rivedendo il colpo di Saul. Qui Maurizio guadagna calcio d'angolo dall'altra parte, lo batte all'indietro per Rescia, che torna da Maurizio, che riesce ad anticipare Onorio. Saul punta Saiotti, ancora Saul, va giù, riesce a mettere il pallone al centro, lo lascia scorrere Canal. La rimessa è per la Luparense quando siamo quasi alla metà esatta della ripresa. Stiamo dunque per entrare nell'ultimo quarto di gara. La Luparense in vantaggio per 2-1 sulla Coggianco, mentre qui stiamo rivedendo ancora l'accenno di rissa di prima. La Crema, Maurizio all'indietro per Saul. Maurizio ancora, uno contro uno con Merlim. Crema torna da Maurizio, il sinistro in diagonale di Maurizio allontana Canal in fallo laterale nei pressi della panchina della Coggianco. E adesso tatticamente sta avvenendo quello che era successo nella metà del primo tempo, Luparense che si abbassa di 10 metri nella speranza di ripartire, e Coggianco che spinge, deve fare attenzione a non schiacciarsi troppo in basso. Maurizio in possesso di palla. Saul punta Merlim, Crema perde palla, la strappa Onori, la recupera per la Coggianco Maurizio, l'apertura a destra per Rescia che va a sinistra da Saul, il blocco da parte di Maurizio, ancora Rescia, Saul di prima molto bene per Crema, giocano di sponda i due, si intromette Onorio, mette in fallo laterale, rimessa già battuta, non trova il pallone Crema sull'invito di Saul, poi Rogerio all'indietro per Putano, costretto a mettere in fallo laterale. Adesso il forcing della Coggianco si fa veramente più incisivo, la Luparense è in difficoltà, però sa fare questo tipo di gioco, difendere negli ultimi metri. Qui Crema cade, tocca anche le pallone con le mani, si continua a giocare, poi un colpo al volto involontario da parte di Rogerio, gioco fermo, rivediamo. Rimasto a terra
il giocatore della Coggia Ancora, aiutato a rialzarsi da Putano e Onorio, scodellerà il pallone. Albertini. Gianco che lascia palla alla Luparense. Canal lungo per Onorio. Onorio fermato da Maurizio con l'aiuto di Giasson, ma anche fallosamente. Dunque il calcio di punizione guadagnato da Rogerio per la Luparense al 12° della ripresa. Partita difficile da interpretare, adesso è molto nervosa, molto agonismo, molta difesa da parte della Luparense nel tentativo di sperare di trovare spazi per la ripartenza. Ottimo sputo di Rogerio che va via per un attimo a Giasson, Giasson che ritorna su di lui e chiude in calcio d'angolo. La seconda volta che fa questo movimento e si libera, però come abbiamo visto nessun compagno supporta l'azione, né in mezzo né sul secondo palo. Onorio all'indietro per Merlim. Canal arretra con il pallone tra i piedi, torna da Merlim, largo a destra, si fa vedere, riceve Onorio. Ancora il pallone in orizzontale per Merlim. Rogerio costretto ad arretrare dal pressing di Giasson. Rogerio poi lancia dall'altra parte Onorio, pallone troppo lungo. Rimessa laterale da parte di Maurizio. Di nuovo Everton pivot per cercare di allungare la squadra nel momento decisivo della gara. Giasson indietro per Saul che non riesce di prima a servire con precisione Everton. Rimessa dal fondo per Putano. Onorio, Merlim, lungo a cercare Rogerio. Ancora Onorio. Le finte, riesce ad andare via Maurizio, grande intervento di Miarelli che salva il risultato. È rimasto a terra Onorio, c'è time out chiesto da Musti. Bene, 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 lasci stare, va, vieni. Stai ora capita. Tranquillo, tranquillo. Se si schiacciano a 10 metri e ci abbiamo qua Saul, Maurizio, veniamo con due profondità. E uno aperto ma che apre lui. Se c'è la giocata su di lui, si va e vieni a tirare te o viene a fare giocata 1-2 alle spalle. Se superi, questo chiude sul secondo palo. Abbiamo o 1-2 mettiamo dentro o 1-2 così. Però no, questo giocatore, occhio solo a non riprendere la ripartenza. Questo copertura, no? Se si schiacciano a 10 metri, ma non gli dare colpo a Rogerio. Vai, dai, dai, dai. Non è semplice non dare spazio, perché quando tu chiedi lo scambio, nel momento in cui chiedi lo scambio e hai due profondità e un giocatore laterale sulla prima delle due profondità, che è quello che chiede lo scambio, se c'è l'anticipo c'è campo aperto, è fisiologico, anche perché l'opposto non fa in tempo a chiudere, diventa pericolosissimo poi il problema. Tanto pubblico lancia rotoli di carta in campo. Rimessa laterale per la Luparense. Rogerio all'indietro per Merlim. Canal. Putano, il rinvio del portiere della Luparense. Il colpo di testa di Saul. Everton, Saul all'indietro per Giasson. Maurizio. Maurizio salta Merlim, ma almeno ci prova, torna da Saul. A sinistra per Giasson, non trova sbocchi ora la Coggianco. Everton ancora in posizione di pivot, all'indietro per Saul, si fa vedere largo a destra Giasson, il pallone è per lui, va in chiusura Canal. Giasson torna a sinistra da Maurizio, ancora in orizzontale per Giasson, lo scambio prolungato tra i due, poi Everton, la sovrapposizione di Maurizio, Saul finta il destro, poi lo prova, però la mira è imprecisa, il pallone sul fondo. La palla gira bene, ruota bene, ma poi dopo quando va alla conclusione, anche questa volta Saul ha perso il tempo, ha fatto un tocco di troppo, attenzione qui. L'intervento da parte di Miarelli, Maurizio. Saul. Giasson.
Ancora Saul dentro per Everton che è spalle alla porta, può appoggiare per Grana, prova la puntata Grana, pallone non distante dal palo alla destra di Putano. Gli inserimenti non sono buoni perché la palla arriva pulita sul pivot ed Everton la ferma bene e la gioca bene per i compagni, solo che non si inseriscono poi da dietro bene. Everton va giù, c'è fallo ai suoi danni da parte di Saiotti, è il quarto fallo della Luparense in questo secondo tempo. 6 minuti e 27 da gestire, non sono semplicissimi. Può commettere un ulteriore fallo, poi andrebbe al bonus col tiro libero. Intervento di Merlim in fallo laterale, qui ancora scintille tra Saiotti ed Everton. Rimessa per la Cogianco. Jasson alla battuta, all'indietro per Grana. Saul, le tunnel sul canale, allontana però Merlim direttamente sul fondo. Rimessa per Miarelli. Probabilmente tra 2 o 3 minuti adesso Musti tenterà anche la carta del portiere di movimento se non riesce a riequilibrare la situazione. Everton all'indietro per Saul. A sinistra per Jasson, ancora Saul, rete il triangolo a Everton, fermato da Canal. Saiotti, lancio lungo direttamente sul fondo, Miarelli. Non riescono mai a mettere questa doppia profondità che ha chiesto Musti, c'è solo Everton che dà profondità, la dà bene, però arrivano sempre in ritardo i compagni nell'inserimento. Saul apre a destra per Jasson che riesce a superare Saiotti. Jasson, Saiotti recupera e mette in calcio d'angolo. 5:41 al termine, lo scambio tra Everton e Jasson, poi Grana ancora per Everton, pallone impreciso, però ci sarà rimessa dal fondo per Putano. Adesso stanno moltiplicando i loro sforzi in fase difensiva i giocatori della Luparense perché sanno che basta poco ormai per portare a casa questo risultato. Non serve più di attaccare, di segnare, ma serve di un sacrificio in fase difensiva e basta. Merlim, Canal. Indietro per Merlim. Colpo di testa di Saiotti. Palla che arriva innocua tra le braccia di Miarelli, il pallone per Everton, quindi Jasson per Grana. Saul fermato da Saiotti che lancia lungo, palla irraggiungibile da Canal. Miarelli, ormai il tema della partita è questo, Luparense schiacciata molto bassa con Gianco che cerca la profondità e gli inserimenti da dietro, e questa la chiave della partita. Saul all'indietro per Grana nel cerchio di centrocampo di prima. Saul detta il triangolo a Everton, la sponda per Jasson che prova il piatto a girare ma non inquadra lo specchio della porta. Ancora rotoli di carta in campo lanciati probabilmente dai tifosi della Luparense proprio per guadagnare secondi preziosi per poter rifiatare. Infatti si arrabbia tantissimo Nando Grana. Putano lungo a cercare Rogerio, il colpo di testa in anticipo su di lui da parte di Jasson, palla in calcio d'angolo per la squadra di Colini. Abbiamo visto proprio 3 giocatori bassi, Rogerio lungo, nessun rischio se riceve palla bene, altrimenti adesso calcio d'angolo, probabilmente ricominceranno. Merlim la botta, ribattuta con un ginocchio da parte di Everton di controbalzo, poi Saul perde palla, l'intervento deciso ma regolare di Rescia su Rogerio, va in contropiede la Luparense, qui l'intervento di Saiotti su Saul, poi ancora una mischia, molto nervosismo. È troppo, qui Saul non voleva storie. Mancano 4 minuti e c'è il quinto fallo da parte della Luparense, ammonito Saul.
Sinceramente non capiamo questa decisione da parte dell'arbitro, almeno non anche mi era Saiotti è sembrato. Stato anche Saiotti è stato ammonito. Ammonito Saiotti per l'entrata durissima ai danni di Saul, la stiamo rivedendo. In realtà e poi vediamo qui Saul va per recuperare il pallone, insomma non mi sembra che abbia fatto nulla di grave ai danni di Saiotti, poi interviene saggiamente l'arbitro. Ma io credo, insomma, colpisce sedare il pallone, però l'intervento è brutto, l'intervento col piede a martello, ci sta la punizione, ci sta anche il cartellino giallo, poi c'è la reazione perché il piede è a martello completamente. Eh sì, davvero un'entrataccia da parte di Saiotti, che prende il pallone, in realtà prende il pallone ma non può intervenire con quel piede a martello, poi dopo la reazione di Saul comporta anche l'ammonizione al giocatore di Agogianco, anche se poi in realtà non è stata una grande reazione. In ogni caso mancano 4 minuti e 14 secondi al termine, in vantaggio la Luparense per 2-1 sulla Agogianco in questa finale di Coppa Italia. Grana la battuta, mette un piede Saiotti, ora la squadra di Collini deve fare molta attenzione perché ha raggiunto i 5 falli, al prossimo ci sarebbe tiro libero per la Agogianco. Everton, Giasson, il tiro ribattuto da Saiotti, ancora Giasson, lascia Saul, Saul in verticale per Everton, Everton all'indietro per Saul, le forcing finale ora della squadra di Musti, si libera molto bene Saul, l'intervento di Saiotti, poi il miracolo di Putano su Giasson, poi il pallone messo in fallo laterale. Ha fatto una parata con una semplicità, ma è stata una parata straordinaria, ha tirato a botta sicuro Giasson. E lui ha messo proprio la mano tranquillamente, l'ha vista uscire all'ultimo. Everton non riesce a trovare il pallone in girata, poi Saul evita la rimessa laterale. Everton, Grana ancora per Saul, intervento di Merlim in anticipo su Saul, rimessa laterale per la Agogianco. Giustamente e saggiamente Mussi ancora non mette il portiere in movimento perché un momento buono per la sua squadra, sta spingendo e poi i 5 falli possono essere determinanti. Saul prova ad andare a destra da Grana, l'intervento di Canale in fallo laterale, andrà alla rimessa Giasson. Saul punta Merlim, la botta di Saul ribattuta da Merlim, poi alza il pallone dall'altra parte per Grana, ancora un grande intervento di Putano in calcio d'angolo, grande giocata però di Saul, bellissima, bellissimo il tiro al volo, ma straordinaria la parata di Putano con la spaccata sul primo palo con sicurezza, il portiere della Luparense salva ancora la rete. Ancora un time out, noi andiamo a sentire Alessio Musti. Hanno anche pronto il portiere loro su un caso di possesso per rubare tempo. Se entriamo, entriamo con Mau e Saul. Con Mau e Saul qua. Paulinho, Nando giocatore, Paulinho e Batata. Adesso, Ale. Non adesso, non adesso, però se entriamo entriamo così. Adesso l'angolo. Giocato una palla forte dentro, ma avete un tiratore, con un tiratore due fuori. Con un tiratore fuori, ma sono fuori. Nando è un battitore, qua dentro sa, uno contro uno fai te, dentro uno contro uno. Tutti i tiratori fuori, tu battitori fuori, un battitore forte dentro. In diretta. Prepara gli ultimi 3 minuti Musti, sia il calcio d'angolo, sia le fasi successive. Ha detto che probabilmente Collini potrebbe mettere anche lui il portiere in movimento per cercare di gestire il pallone in 5 agli ultimi minuti. 3 minuti dunque al termine, la botta di Saul murata da Merlim, Onorio a destra per Merlim, Canal lungo a cercare la sponda di Rogerio che riesce per un attimo a mantenere il possesso di palla, tanto è pronto con la maglia da portiere di movimento Maurizio, però ancora il fratino anche Maurizio. Everton è partito a destra Saul, il pallone appoggiato all'indietro per Grana,
largo a sinistra, può ricevere Jasson, posizionarsi da pivot subito, eccolo qua, ecco Maurizio. Saul, Grana, Jasson all'indietro ancora per Grana che torna a destra da Jasson, ancora il pallone per Grana, vorrebbe palla a Saul, non l'ha visto Grana, comunque lo ignora, preferisce lavorare sul fianco destro d'attacco del Coggianco. Grana ora per Maurizio in posizione di esterno sinistro, Grana, Jasson fa girare per Everton, ancora Jasson, Grana, continuano a scorrere i secondi, Maurizio, Grana, non scarica su Jasson, Maurizio nell'angolo per Saul, pallone ribattuto da Rogerio, rimessa in zona d'attacco per la squadra allenata da Alessio Musti, 1 minuto e 35 al termine. Un po' lenta la rotazione, attenzione. Qui Rogerio ha rubato palla, il suo tiro è fuori, ha avuto il match point la Luparense con questo tiro da parte di Rogerio. Rientra Miarelli per la rimessa dal fondo, e Saul. Paulinho che è un fantasista, può decidere qualcosa. Everton, palla per Saul che stava venendo incontro al compagno, non si intendono i due. 1 minuto e 20 al termine. Putano, il lancio lungo completamente svirgolato, palla in fallo laterale, esce Miarelli, rientra Maurizio, dunque ancora con il portiere di movimento la Coggianco. Paulinho per Grana, ancora Maurizio, Grana. Lo scambio tra i due, Paulinho, Everton, Paulinho per Grana, non trova sbocchi la squadra di Musti, poi Maurizio ritorna da Grana, apertura per Everton, il pallone dentro per Onorio che mette in fallo laterale, siamo nell'ultimo minuto di gioco, Grana per Saul, Maurizio, ancora Saul, dentro per Everton, la parata di Putano, ancora un'occasione da gol per la Coggianco e un grande intervento del portiere della Luparense nel calcio d'angolo, lo stiamo rivedendo. Everton all'indietro per Saul che non controlla in maniera perfetta e dunque perde tempo, Paulinho riesce a recuperare il pallone perché Merlim era pronto a scaricarlo verso la porta sguarnita della Coggianco. Saul, ultimi 30 secondi, Grana la botta! Onorio in calcio d'angolo, preso in pieno viso, Onorio finisce giù a terra, gioco fermo, si rialza Onorio, gioco che riprenderà con il calcio d'angolo per la Coggianco. Everton alla battuta del calcio d'angolo, Jasson, Saul, lo scambio con Grana, Maurizio, ancora Saul per Grana che torna centralmente da Saul, Maurizio, Maurizio prova a rincunearsi da solo nella difesa della Luparense che sfiora il gol, ancora il match point con Merlim, mancano 9 secondi, deve rimettere Maurizio, noi al termine della gara lasceremo subito la linea a Milano per... Intanto c'è il gol di Rogerio e dunque la Luparense vince la Coppa Italia 2013 a 2 secondi dalla fine. Rogerio firma il 3-1 a porta vuota, doppietta per lui. 3 gol in questa Final 8 per Rogerio. Dicevo che noi daremo subito la linea a Milano per il basket. Io ringrazio nel frattempo Roberto Gambuti in regia, Maurizio Colantoni che ci ha accompagnato in questa 3 giorni con il suo salottino. Ringrazio anche Massimo Ronconi e dunque la Luparense.